Avevo intenzione di ascoltare le istanze di ogni singolo dirigente scolastico prima dell'inizio delle lezioni. Lo ha affermato il sindaco di Scafati, Cristoforo Salvati, che ieri ha promosso un incontro tra presidi, polizia municipale e tecnici del comune, dopo il primo incontro avvenuto lo scorso luglio a pochi giorni dall'insediamento come neo primo cittadino. Oltre a lavori di ordinaria manutenzione, il sindaco ha voluto sottolineare come sia il lavoro per reperire fondi economici da destinare all'accesso al servizio mensa per le fasce deboli. Altra questione che sarà affrontata è legata ai lavori alla rete fognaria in via Martiri d'Ungheria. Si pensa ad un cambio d'orario dei lavori che non coincidano con l'entrata e l'uscita dei ragazzi a scuola, evitando in questo modo ingorghi stradali. Dopo la mia proclamazione, dopo una settimana, già li ho voluti al tavolo nella mia stanza e poter affrontare appunto le priorità. Stiamo risolvendo tutte le questioni, abbiamo un incontro diciamo tecnico organizzativo con i nostri dirigenti, con appunto i dirigenti scolastici per pianificare appunto l'inizio di questo nuovo anno scolastico. Problemi gravi? Problemi gravi non ci sono, però è chiaro che abbiamo ovviamente dei lavori in corso a via Martiri d'Ungheria, quindi abbiamo pensato ad un orario differenziato per poter evitare chiaramente la questione del traffico, e abbiamo delle piccole diciamo questioni che stiamo affrontando in maniera credo virtuosa.